you Anche oggi con grande piacere entriamo nelle vostre case. Benvenuti a una nuova puntata di Mattina con noi. Benvenuti a Cusano Italia TV. Siete sintonizzati sul canale 264 del digitale terrestre e trasmettiamo all'interno dell'Università Niccolò Cusano a Roma. Staremo insieme anche oggi un'ora per guardarci con la lente di ingrandimento. Sapete che in questa ora, mattina con noi, guardiamo gli italiani allo specchio. Ci guardiamo allo specchio tra pregi, difetti, cambiamenti, vizi e virtù nella prima parte consultiamo le stelle, ma in modo un po' particolare. Seconda parte invece è dedicata a un rapporto indissolubile, uno dei rapporti più importanti della nostra vita e che ricorderemo con grande emozione, un po' di nostalgia anche quando saremo grandi adulti, il rapporto nonni e nipoti, quanto siano importanti i nonni per i nipoti ma per la famiglia stessa. Questa nella seconda parte, nella prima parte di mattina con noi consultiamo le stelle come vi dice in maniera un po' particolare, soprattutto originale, l'oroscopo del sesso. Come sarà la prossima settimana e le prossime settimane, sotto le lenzuola, segno. Zodiacale per segno zodiacale e lo facciamo con Paola Aspri che è in collegamento con noi. L è una giornalista, è un'astrologa, è un'autrice, critica teatrale ed è direttrice del blog Spettacolando. Ed è in collegamento con noi. Ciao Paola, sì, ben trovata, sì. che piacere. Sì, sì. Di nuovo perché mi sembra di conoscerti da sempre, quindi ho questa cosa. Peraltro, mi hai detto fuori onda che sei del segno dell'acquario. Sì. Quindi l'acquario è un segno, diciamo, un po' particolare, se vogliamo. In bene o in è male? Universale, ti faccio una premessa, insomma, quindi. Eh, più che altro non ama l'individualità, ma in quanto la collettività, l'amore per, per la vita, l'amore per le amicizie, eh, basta che siano persone sincere come il suo segno. Cioè chi è dell'acquario è una persona sincera, spontanea, intuitiva. E soprattutto ha voglia di divertirsi con persone che sono giocose come il suo segno, insomma. E poi, ovviamente. soprattutto, è sempre chiaro, almeno questo per quanto riguarda le donne. Poi, so, e tu mi insegni che i segni zodiacali cambiano da uomo a donna. Le donne sì. sono. Sincere, sono schietta almeno io, e, e soprattutto quando devo rapportarmi con le persone, ma anche quando devo litigare. Tra virgolette, lo faccio in maniera plateale, non sono mai subdola e però questo allora, mi porta: ti posso, ti posso fare una differenza così chi è? La sua, chi vede questa, questa cosa capirà: insomma, come deve comportarsi poi in seguito. L'acquario uomo è, è un segno, diciamo che. È completamente diverso dalla donna, ama molto essere adulato, vezzeggiato, è un po' come posso dire, il narciso dello zodiaco. Oh, eh, piace vestire in una certa maniera. Eh, invece, la donna a volte può essere anche spartana per amore di un'altra persona. Quindi può essere anche, uh, come posso dire, eh, può amare anche in situazioni particolari, per esempio. Gli no? piace anche rotolarsi. In una stalla con il suo lui ho detto rotolarsi, eh? Non altro. <ride> Vedete dove, dove stiamo andando oggi? Io vi avevo avvisato, eh? vi avevo avvisato. Ma Paola, comunque, i segni zodiacali. Cambiano sempre da uomo a donna, è giusto le caratteristiche? Sì, si cambiano completamente. Perché Al di là dell'acquario, in generale. C'è una netta differenza. Per esempio, leone uomo e leone donna sono un po' simili, però, per esempio, nel leone uomo eh, c'è anche quel narcisismo, ecocentrismo che anche alla donna, insomma, ci sono queste, queste peculiarità. L'ariete, per esempio, uomo, ariete donna sono diversissimi. Ariete uomo è un guerriero per antonomasia, è cavaliere, eh, nel senso che ama, eh, come posso dire, custodire l'altra metà, la donna che, che, a cui vuole bene. Quindi sarà un cavaliere errante a volte, eh, se è single, in cerca della sua pulsella, de, diciamo un po' l'amore d'altri tempi. Eh, L'unico difetto del, del segno dell'ariete uomo... Eh, mi dispiace dirlo, e che eh, è un po' traditore per altri. Oh, non certo tutti, eh, però queste sono per le linee vita, guida. Non tutti, un, però sono le linee guida. È un amore per la, per la, per, per, per la sua donna, può, può avere un amore sviscerato, non cambiarla mai, cioè la donna, la moglie, la compagna di una vita. Però se gli capita un'avventuretta così eh, purtroppo è Cede. facile. E oltre all'ariete chi è traditore? Però in generale, eh, come segno uomo donna in generale, chi è un segno, qual è un segno traditore? Guarda, ascoltami, eh, lo scorpione è il segno dell'eros. Ah. Quindi, segno dello scorpione, sia uomo che donna, tende ad avere delle avventure in giovane età soprattutto. In giovane età si sperimenta non poco, eh, poi quando comincia ad avere un'età più ragionevole si ferma. Probabilmente la saggezza no, dell'età porta ad essere meno, eh, meno impulsivi. Eh, lo scorpione è così: lo scorpione insegna un po' traditore per antonomasia. Sì, invece quello fedele? No. Fedele? Beh, fedele, guarda, ti potrei dire il Capricorno: l'uomo Capricorno è fedelissimo. È l'uomo mamma... Toro? Eh? E l'uomo Toro? Toro ama i piaceri della vita, però, se ha una donna all'altezza delle sue aspettative, può rimanere fedele. Però, deve trovare una donna che lo compiace in tutto, nel senso, nei piaceri della vita, che sono i piaceri della carne e i piaceri anche del cibo. Perché non è difficile trovare un uomo Toro un po' cicciottello, diciamo la verità. Perché gli <ride> piace molto bene. Manuel, mio regista, che segno sei? Toro, di che vedi, nemmeno a farla apposta, Manuel, il allora, regista, è Toro, hai sentito la descrizione? L'hai sentita la descrizione? Sì, ti, ti ci ritrovi? Più o meno, vedi? Che più diciamo che, allora ti spiego: il toro uomo poi piacciono molto le emozioni forti, quindi di conseguenza anche i sapori forti. Quindi prediligerà andare nelle trattorie fuori porta in posti un po' così spartani. L'importante è mangiare bene. Quando si siede a tavola deve mangiare bene l'uomo de, del toro. Più passionale, però stiamo parlando sempre di segno, eh, che potrebbe essere uomo o donna sì. indifferentemente. Sì, 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 il sì, più sì, passionale sì. proprio di tutti. Beh guarda, è, è il mio segno. È il ah segno tu di... sei leone, me l'hai detto in fuori Signore onda. Il leone è passionale in ogni cosa che fa, nel senso sia nel lavoro che nell'amore. Si butta anima e corpo nelle situazioni, anche nelle amicizie e sovente è tradito dalla sua dal suo essere troppo, come posso dire, aperto al mondo. Eh, spesso bisogna essere un po' parsimoniosi, ma per il leone questa parola mh, è obsoleta, nel senso che non, la, non ne tiene conto. Ecco, allora, tutto... Hai capito? Dai, abbiamo fatto una panoramica generale. Entriamo in ogni segno. La di questa settimana. Allora, questa settimana abbiamo l'oroscopo che va appunto dal 31 maggio al 6 giugno, quindi si apre una nuova fase, la fase del segno di giugno. Quindi si risvegliano i segni perché siamo state, <ride> Quindi è normale che c'è un'apertura anche alla vita, no? ai sapori. Hai gli odori, quindi ci sono dei segni che si risvegliano più degli altri. Io Paola non voglio pensare a quello che accadrà da qui alle prossime settimane perché l'Italia sta riaprendo. Pian piano torneremo alle nostre abitudini, abbiamo dei trascorsi proprio fermi, quindi dobbiamo recuperare tutto. Io non lo so, più si risvegliano i sensi, io poi ne parleremo, ma io non so quello che accadrà nelle prossime settimane eh, accadrà che alcuni segni per esempio i segni, di fuoco, i segni di fuoco sono quelli più beneficiati da questa situazione eh, diciamo che sta, stanno riaprendo tutto, no? quindi di conseguenza voi dov cal bisogna calcolare che alcuni segni sono rimasti fermi segni soprattutto di fuoco che hanno bisogno di dinamismo in questo momento hanno bisogno di vivere e questo vivere li porta a strafare Segno dell'Ariete che è un segno guerriero per antonomasia. Quindi cominciamo, vai. Ariete. Eh, il segno dell'Ariete avrà una settimana però a rilento, un po' combattute di arresto. Avrete dei problemi eh, di ostacolo sia nell'amore che nel lavoro. Però attenti, perché nel weekend riprenderete a vivere alla grande, e soprattutto in amore avrete delle bellissime sorprese. Se siete single incontrerete una persona che vi fa battere il cuore. E non solo Capito? quello, perché vi troverete ad amoreggiare in tutti i posti, in tutti i laghi, come beh, <ride> la famosa canzone racconta. E, e poi ovviamente ci saranno fuochi d'artificio anche con una, una dolce metà ormai collaudata. Quindi il sesso sarà motore trainante di questa settimana. E la parola d'ordine per la riete, perché c'è una parola d'ordine: è sexy men. Quindi gli uomini del segno saranno irresistibili. Nel Le le donne no? Le donne sì, le donne pure, però l'uomo è quello più beneficiato da questa situazione, diciamo. Ma che fortuna! Comunque gli uomini sono sempre più fortunati in alcune circostanze. In, questo, in questa settimana beneficiano gli uomini, chissà poi ne parleremo anche prossimamente. No, anche le donne, però ovviamente gli uomini sono quelli più portati. Allora tu devi pensare che il segno dell'ariete è un segno dinamico, no? Quindi l'uomo ariete... Quando risveglia i sensi, praticamente diventa un fulmine a ciel sereno praticamente, dai su, anche per la propria, per la propria metà. Il toro invece Quante stelle? Che... Non devi dare le stelle? Eh? Le, le, non devi dare le stelle? Le, le, stelle sono le, le 4S. S. S. 4S, 4S S. che vuol dire quattro stelle di sesso, eh, quindi è il massimo? No, il massimo è 5. Do 4S perché l'inizio della settimana è un po' insordino. È un po' moscio, dai. È un po' moscio. Sì. Il segno del toro, il segno del toro. <ride> non La cominciamo moscia. con i nostri sensi, vai un proprio senso. Vabbè, moscio, poi ovviamente c'è poi una ripresa. Insomma, eh, no? va bene, poi eh. sì, si La dà ripresa. da fare, vai La ripresa. toro. Toro ha, eh, lo dico in anticipo, non è un segno beneficiato questa settimana, purtroppo Va bene, In siete molto bene, sarete permalosi, cari Toro, perché la, la permalosità è un vostro difetto. Avete degli alterchi e degli ostacoli da parte della vostra metà, che non ne può più delle vostre posizioni inflessibili, su poi su delle stupidaggini, ma perché ve la prendete sempre su delle cose stupide insomma, cercate un po' di scialare come si dice in gergo moderno quindi, quindi se, se sono un po' più leggeri arriva parli. di più anche il sesso perché poi se no l'altra metà si irrigidisce e dice eh, a te, eh, a babbo eh, morto siete un po' permalosi, eh. tenete a bada la permalosità Cercate in questo momento di non prendervela troppo, sul lato professionale avete dei problemi, insomma pensate che domani è un altro giorno, insomma, riguardatevi con attenzione via col vento, sia uomini che donne. Tre S, eh, poche poche, dai. Parola d'ordine, incazzosi, siete mm. incazzosi. Eh, e allora pensione. datevi una calmata, calmatevi, vedrete che ne gioverà anche il sesso. Poi, vai, dopo Poi, il toro. Gemelli. gemelli è un segno d'aria ovviamente, e però questa settimana pure gemelli non risentirà di una posizione astrale non, bene, non molto buona. Siete fuori purtroppo dal tunnel del divertimento e questo a voi vi pesa tantissimo perché voi avete voglia di divertimento, è estate, cioè non è ancora estate ma siamo vicini all'estate, abbiamo bisogno di divertirci ma voi avete una battuta d'arresto. Forse l'amore vi sta presentando il conto, forse sì, perché siete stati troppo superficiali con la dolce metà in passato e ovviamente questa persona vi presenterà il conto, non fatevi però scoraggiare dal momento, tutto passa cercate di dare una soluzione imminente a tutto questo caos che vi sta accadendo, i risultati li raggiungerete però dovete avere pazienza questa settimana 3S la parola d'ordine ovviamente è demotivati ahimè, che anche dobbiamo loro fare? Eh, anche i gemelli una settimana tra alti e bassi poi, eh sì, sì. cancro segno d'acqua il cancro va benissimo questa settimana, è un segno mm. beneficiato proprio dal, as, dagli astri. In amore andrete alla grande, siete il segno più ambito dello zodiaco e guarda caso sarete anche il segno più desiderato. Voi che sinceramente aspettate sempre che la preda venga a voi, siete un po' pigri, questa volta andrete a cercare. Il vostro oggetto del desiderio e ci riuscirete perché siete irresistibili, ripeto. Avrete anche la possibilità di prendere nella vostra rete una persona che vi ha sempre snobbato, vi è, non vi ha guarda mai guardato. In questo momento questa persona vi guarderà in maniera, non lo so, come se fossi l'unico uomo della Terra o l'unica donna della Terra. Inoltre inoltre cercate però un pochettino se siete in un rapporto di coppia da tempo di non essere troppo eh, puntigliosi perché voi avete questo vizio di rimarcare sempre ogni cosa lasciate lasciate che anche i gemelli scialla eh, scialla, scialla sì. sì però il cancro scusa il cancro anche il cancro, cancro. scialla. Sì, eh. però la differenza col gemelli, che gemelli gli passa subito, il cancro durano giorni queste... Era cose. Era il toro pure che doveva essere eh, un po' eh. più scialla, giusto? Esatto. Esatto, però andrete bene, ritroverete quell'armonia desiderata anche con la dolce metà da tempo. L'importante è cercare di, mh, di essere un pochettino più morbidi. 5S. Quindi vuol dire il cancro, un, un consiglio, visto che è la vostra settimana, visto che si può, uscite, uscite, uscite. Vedrete uscite che in zona bianca insomma sinceramente c'è bisogno di conoscere e, e voi che Se siete... siete single naturalmente esatto mm. però è un segno un po' riservato diciamo che va fatto uscire dalla propria tunnel, ah, macello allora bisogna portarlo fuori ci deve essere una persona una compagna un compagno che prende e trascini la persona fuori dal, da casa perché il cancro c'è il vizio di prepararsi tutto a casa, anche, anche gli incontri amorosi. No, assolutamente dovete uscire, dovete uscire. Questo è l'imperativo categorico. Parola d'ordine: inesauribili. Il tuo segno, vai Paola. <ride> S questa settimana lo dico con orgoglio. Io sono nata il 28 luglio, prima decade, quindi. Chi, mi, chi sta in ascolto sa che il leone in questo momento va bene. Abbiamo visto un leone per antonomasia. Faccio un esempio: Raul Bova che è andato benissimo con Buongiorno Mamma e sta andando ancora meglio perché sarà probabilmente, anzi, no, è sicuro, prenderà le parti. Di Terence Hill in sarà Don Mad... Matteo la famosa fiction, direi io. L'ho letto anche io all'inizio, ci sono rimasta un po' male perché io sono una fan di Don Matteo. Vi Ho visto tutte io, le piaciuto. stagioni, sono veramente una io. fan, mi è sempre piaciuta perché è una fiction dalle, dalle emozioni semplici, il bene che vince sempre sul male. Ci sono rimasta un po' male perché per noi Don Matteo è Terence Hill, quindi vederlo in un altro corpo sì. per sì. le fan come me, come te. Poi, che corpo, per carità, è Raul Bova, eh, mica hanno preso pizze no, e figli. Sì, sì, però... Sicuramente, sicuramente. <ride> eh, però voglio dire, è un segno simbolo. Sta andando molto bene, quindi auguri a Raul Bova perché sta andando alla grande, è un momento magico per lui. Leone, quindi volete avere tutto e subito, questo è il vostro difetto, però ci riuscirete perché, soprattutto. Nel lavoro, anche in amore, sarete molto molto precisi e puntuali, quindi non vi farete cogliere in castagna. Ogni cosa sarà fatta a puntino, perché, ripeto, voi state attenti, vi dedicate anima e corpo all'amore, all ma anche alla professione. Quindi avrete questa possibilità di, di essere imbattibili in questo senso. Ovviamente, siccome siete in questo momento beneficiati dalla fortuna. Vi capiterà anche nel lavoro di avere un, anche delle, dei flirt dei flirt, no? Quindi voi non direte di no a questo, anzi, vi dedicherete anche a questo. Quindi ci sono dei tradimenti in vista per il Leone. Mi Quindi lo sapete se siete sposati o avete un compagno o una compagna, ecco, dovete resistere perché Paola ve l'ha detto: potreste eh, sì, certo, cadere perché... nel tranello di qualcuno. Sai che il leone è un segno estivo, uh -huh. si risvegliano i sensi, quindi essere anche corteggiati per il leone è un motivo anche per donarsi, ma non solo fisicamente, donarsi anche mentalmente. Questa è la sua prerogativa. Quindi 5S e la parola d'ordine è 6 supersonico. Mi raccomando. Hai capito? Ma forte allora. Va eh. forte, va forte, anche se ha avuto delle settimane terribili, eh, devo dire che non è stato molto beneficiato questo quest'anno. Dai, questa settimana si rifà e si comincia rifà. a rifarsi. Vai, continuiamo. Vergine, Vergine. Vergine di terra e non va molto bene. Vi spiego mm. anche il perché. La Vergine in questo momento ha speso troppo in maniera sconsiderata, quindi non, ha, non, ha reso, non si è resa conto o reso conto di aver speso tantissimo, di aver buttato i propri soldi e quindi si troverà anche in situazioni un po' spiacevoli. Vostro malgrado quindi dovrete fare delle rinunce a cui, eh, a cui voi tenevate tanto, insomma, e dovete soprattutto parlare con la persona che amate perché avete fatto proprio un guaio economico e c'è da parlare chiaro. Quindi mi raccomando, parlate chiaro, siate sinceri e vedrete che uscirete fuori da un tunnel. Quindi anche il sesso va male? Eh sì, in questo momento sì, perché è un perché po'. Perché ci secolo. sono preoccupazioni. Deve andare bene economicamente, deve avere una vita sociale molto attiva e anche a livello professionale, deve essere forte per poter dare del massimo anche in amore, capito? Se no si deprime quindi, e tende alle depressioni. E quindi, Ma quanto una becca persona. una stella? Cioè una S? Tre S, tre S tre S. Sei stata anche magnanima. Sì, perché io vado dai 3 ai 5, capito? Sì. Quindi sono così. <ride> Poi c'è la bilancia, bilancia è un segno d'aria, è un segno d'aria quindi ha molti rimpianti in questa settimana, soprattutto per un amore che, che è perduto e quindi sarà malinconico. Non dovete piangervi addosso, mi raccomando, cercate di reagire perché tra non molto avrete occasioni imperdibili. Quindi potreste addirittura ritrovare un amore perduto a cui tenevate tanto e quindi riprendere quel discorso che avevate interrotto a metà. Quindi non esagerate nel piangervi addosso. Tre S, parola d'ordine, malinconici questa settimana. Poi, dopo c'è il Sagittario. No, scorpione. No, scorpione. 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 Lo scorpione in questo momento ovviamente eh, dovrà cambiare molte delle sue abitudini perché bisogna premettere che lo scorpione è, una, è un segno che vuole fare di testa sua. Invece ha bisogno in questo momento di cambiare anche per il bene di chi gli sta vicino. Quindi le regole, le regole del gioco sia in amore che nel lavoro. E, per esempio una regola, eh, lo scorpione gli piace molto mangiare. Tende ad ingrassare in questo momento, ha bisogno di mettersi un po' a dieta perché arriva l'estate, c'è cioè bisogno di, di, di togliersi un bel po' di vestiti, quindi bisogna mostrarsi al meglio. Quindi bisogna evitare gli alcolici, perché ovviamente eh, ama molto strafare in questo senso, lo scorpione piace molto. Eh, Sono i eh, piaceri della vita! È un po' di, sì, è un po' un biver, insomma, mm. no. E quindi ha bisogno di, tener, di attenersi a delle regole precise, quindi mi raccomando siate rigorosi con voi stessi e non ve ne pentirete perché avete bisogno di riconquistare il podio dei più belli e più desiderati, voi siete dei narcisi, quindi non vi potete presentare ad un incontro amoroso un po' appesantiti dal cibo, su diciamo Ma la mettetevi verità. Mettetevi in forma, quindi la parola d'ordine qual è? Mettervi in forma? Parola d'ordine e mettetevi in, in forma, <ride> bravissima. <ride> e quante, quante esse? Quattro. Ah vabbè, questa è, un, è una via di mezzo, dai. Sagittario, Sagittario sta sul podio questa settimana. Wow, Sancio... perché? Eh, perché è così eh. fortunato questa settimana? È fortunato perché eh, diciamo che si dedicherà molto alle amicizie, le amicizie che contano. Il sagittario ha scoperto di avere delle amicizie importanti che possono aiutarlo sia nel lavoro che nei rapporti amorosi. Voi direte perché? Ma perché il sagittario è uno sperimentatore dello zodiaco, quindi ha bisogno più che di un rapporto fisso, di avere tanti rapporti, nel senso, direte, sì, eh, purtroppo sì, perché gli capiterà di trovare anche un amico che diventa anche un, un come posso dire, un compagno d'avventura, soprattutto nelle arti amatorie. Quindi può, può capitare che, che un Sagittario in questa settimana scopra in un amico un sex appeal particolare tale da, uh, vabbè, finirci a letto, diciamo. Sì, diciamo, vabbè, veramente... si può dire, si può dire. Eh, quindi perché questo dico? Perché il rapporto in essere, il sagittario magari si sta qui insieme ad una persona da tempo e comincia a risentire il peso di questo rapporto un Ah, po dopo un po' comincia a scalpitare il sì, sagittario? Si di avventura e in questa settimana ce l'avrà quindi attenti però a non dubitare troppo di una persona cara in questo caso potrebbe essere un parente un, un padre, una madre quindi potreste scambiare lucciole per lanterne la parola d'ordine siete super cool super cool, <ride> super cool. e quante S? 5 immagino 5 eh... S vai Poi, Capricorno Capricorno segno di terra per Antonomasia quindi il Capricorno questa settimana ha 3 S, non va molto bene voi direte perché? Ma perché il Capricorno è il pedante dello zodiaco, il cioè, pesante dello zodiaco? Purtroppo sì, perché quando non si fida troppo dell'altra metà comincia ad essere geloso, diffidente per un non nulla. L'altra metà in questione questa settimana potrebbe essere stufa delle vostre prevaricazioni e prese di posizione. Quindi dovete ammettere, per andare bene, di aver sbagliato con la dolce metà, chiedere scusa perché avete esagerato nelle settimane scorse. Quindi vedrete che tutto si risolverà. Finalmente. E quindi ritornerete, ritornerete in auge. Ma dovrete aspettare una settimana per ritornare. E soprattutto chiedete scusa perché so che il capricorno ha la testa dura. È Moltissimo. vero? Quindi deve chiedere scusa. Mm. Acquario! No, acquario. quante S? 3S me l'hai detto? La parola d'ordine è? La parola d'ordine è, chiedete scusa. Chiedete scusa, mi pare ovvio. Acquario! Segno d'aria avrete le prime giornate un po' così, un po' abbastanza smart, diciamo. Quindi dovete approfittare per abbattere gli avversari sul tempo, soprattutto nel lavoro. Da giovedì in poi c'è un leggero calo. Voi direte perché rimarrete simpatici e anche molto accattivanti. Però potreste vivere di rendita dei primi giorni della settimana, nel senso che se andate bene i primi giorni della settimana, vi farete prendere un po' dalla petilizia nel weekend e vorreste più coccole dagli altri di quante ne dareste voi, quindi, mm. quindi vivete di rendita, 4S, parola d'ordine, avvio da Guinness dei primati ovviamente. Hai capito, quindi par si parte bene, l'acquario parte bene, poi sì. un po' la parabola discendente, però se siamo bene, se siamo bravi, ecco, possiamo usufruire della prima parte della settimana. Quindi esatto, occhio, eh, siete avvisati. Il canalino di coda, pesci, 5S, andrà wow. a... Eh, beh, il pesce è il segno beneficiato dallo zodiaco. Sarete dediti allo shopping e lo farete in compagnia degli amici fidati perché vi piace questa aria di spensieratezza, di giovialità? Finalmente starete insieme a persone che vi gratificano. E anche in amore sarà così, se avete un rapporto collaudato da tempo, se non lo avete, siete single avrete flirta iosa, quindi andrete alla grande andrete in cerca e sarete anche cercati in questo caso 5 S parola d'ordine giocherelloni quindi, quindi ricapitolando Paola il più fortunato sì. è il leone sì. giusto il sì. più di tutti sì. Sì. il più sfortunato chi è ma guarda non esiste uno più sfortunato io direi diciamo che c'è la, la è settimana così. un po' meno positiva direi la vergine, la vergine la vergine abbiamo detto anche dal punto sotto le lenzuola non vanno proprio bene le cose ha problemi economici ha fatto degli errori tre, tremendi e deve riparare il capricorno può rimediare basta che chieda scusa all'altra metà e quindi abbiamo e siamo a cavallo per quanto riguarda le, le coppie importanti abbiamo, Vai, andiamo proprio sotto le lenzuola con le coppie vai eh, abbiamo cancro e acquario perché cancro, il cancro e acquario il cancro, Abbiamo detto che va benissimo, ha un'atmosfera eh, a lume di candela, può, può creare, magari si butterà su un futon per allotorarsi con la dolce vita. <ride> con... Non è che sia proprio comodo il futon, però va no, bene. Però, però quando per c'è caso... passione ecco non si sta a guardare, si giusto? e ah. quindi, quindi sarà a rotolarsi su questo futon insieme alla dolce metà oppure da un, un amore conosciuto da poco attenti a non essere troppo romantici perché si sa che in amore vince chi fugge e il cancro è troppo romantico. L'acquario, i primi giorni sono da vivere avevamo detto con frenesia tutto andrà alla grande anche il sesso è vissuto a sprombattuto per il segno dell'amore eh, universale potete sperare di fare l'amore anche in un campo di grano ma non terrete conto del lusso in questo caso perché a voi piace anche avere ambienti confortevoli e molto lussuosi quindi cancro e acquario, acquario. questa è la una delle coppie top o della settimana strana come coppia ma può andare magari anche per un breve periodo non eh. si sa pesci sagittario pesci sagittario Pesci sagittario, vabbè, eh, sappiamo che i pesci sono dei micioni dello zodiaco, quindi in questa settimana <ride> vorrete essere, eh sì è vero, <ride> vorrete essere adulati e adulare in questo caso, però siete un po' pigri, quindi che cosa succederà? Che avrete bisogno di qualcuno che vi faccia, vi sprigioni sesso, vi faccia sprigionare sesso da tutti i pori, quindi... Avrete bisogno di un partner focoso, un partner che vi farà fare quello che vuole. Quindi voi, voi lo asseconderete in tutte le cose, mi raccomando. Il sagittario, infatti il sagittario è proprio questo, perché il sagittario è un segno che sperimenta. Quindi con i pesci va benissimo, sarà pronto a portare la preda per ogni posto e per ogni luogo e quindi a ghermirla, nel senso buono del termine, e a farla sua. Allora Paola, e io devo andare in pubblicità. Veloce dice. con le coppie se puoi, quindi cancro e acquario, pesce e sagittario, poi dimmi solo le coppie. Ma Guarda, le coppie potrebbe essere, guarda, lo scorpione si potrebbe risollevare con il cancro anche, eh? Mi ah, vedi, detto. con i pesci per dire, sì. Si mischiano, potresti. si rimischiano. Si mischiano perché sono due segni d'acqua, quindi possono andare benissimo. Anche se lo scorpione, in questa settimana è un po' così, l'abbiamo detto, però magari il pesci, proprio perché è pronto ad essere eh, giocherellone, può può risollevare le sorti del, del, dello scorpione che è un po' demotivato. Diciamo. Però le coppie top della settimana sono Cancro e Acquario, Pesci e sale Esatto. Non ce esatto. ne vogliono gli altri, vi rifarete, ah, sì, mi sto parlando con gli sì, altri parla. segni, ma questo è uno dei primi appuntamenti con Paola che spero tornerà nostra ospite perché è stata una bella chiacchierata, divertente e abbiamo bisogno veramente un po' di leggerezza, abbiamo voglia di uscire, di di respirare e ecco e quindi ecco questa forse è la caratteristica dei segni di, di questa settimana cioè la voglia proprio di tornare a vivere grazie Paola di essere stata con grazie. noi la potete tutte le informazioni su spettacolando tv il suo blog e trovate anche oroscopando grazie. ciao Paola ciao Manuela buon grazie Ciao Paola Aspi, giornalista, autrice, te, autrice, critica teatrale, direttrice del blog Spettacolando e astrologa, noi ci fermiamo, non cambiate canale, mi raccomando, restate sul 264 del Digitale Terrestre, Cusano Italia TV, restate con mattina con noi perché parliamo veramente in modo romantico, con eh, i giusti modi, con eh, la, la, la giusta eleganza di uno dei legami che ricorderemo per tutta la vita. E quando pensiamo a loro, ai nonni, ecco che ci spunta un sorriso tra tante emozioni, ma anche tanta malinconia. A tra poco!